Ciao a te, a tutti ciurma e benvenuti Reggio Carina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio alquanto emozionante, perché alla fine i nostri sforzi sono stati ripagati. Siamo riusciti a combattere l'assedio a Yarikawa, siamo riusciti quindi a liberare Yarikawa, la gente di Yarikawa, la quale alla fine, dopo un bellissimo discorso di Jin, si è convinta a combattere al nostro fianco per Lord Shimura. Dopodiché ragazzi siamo tornati a casa per recuperare l'armatura del clan Sakai che era stata precedentemente nascosta da Yuriko, la donna che si è presa cura sempre di Jin fin da quando era nato. E dopo aver indossato l'armatura, rivivendo un certo trauma, perché ovviamente ragazzi Jin si sente comunque sempre in colpa per non essere riuscito a far nulla per salvare suo padre dalla morte, alla fine ragazzi è stato un bellissimo momento anche quello, e Jin ha convinto Yuriko a fabbricare per lui dei veleni da usare contro i mongoli. Per cui adesso non ci resta che andare a trovare le canne per costruirci la nostra cerbottana. E quindi ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui. Adesso dovremo raggiungere l'antico guado, il luogo dove poter recuperare le canne. Fatto sta che purtroppo è lì, a quanto pare ragazzi, sono insediati i nostri nemici, quindi come al solito neanche questa missioncina, per quanto sembri poco importante, sarà facile. Però vabbè, non ci faremo intimidire, ormai la leggenda dello spettro ragazzi si accresce e quindi cioè, cose serie, il nemico comunque comincia ad avere un certo timore di Jin, e il Khan ha detto a Ryuzo di sbarazzarsi di Jin, ma lui ha detto ma è lo sparaccino migliore dell'isola, che ci possiamo fare, e se non lo dovessimo uccidere? Mi chiedo questo che cosa significhi ragazzi. Allora vediamo un pochettino, dovremmo essere vicini qui ovviamente ragazzi. Aveva ormai ragione. Un avamposto mongolo, esatto, è diventato... Oh porca miseriaccia ragazzi, dobbiamo veramente liberare completamente questo villaggio dagli invasori. Quindi vediamo un attimino cosa fare, come organizzarci. Io faccio confronto ragazzi, ormai non temo più niente, neanche questi scemi con due spade. Fatti avanti bello, t'aspetto. Oh pezzo di merda raga, mi ha fregato. Stavolta mi son fatta fregare. La forma della pietra è efficace contro gli spadaccini. Premi X tenendo premuto R2 per passare la forma. Ah è vero. Ah vedete ragazzi, adesso avevo, ecco, selezionata la forma del vento, perché l'abbiamo ottenuta la volta scorsa. Mi ero completamente dimenticata di doverla cambiare. Ok, forma dell'acqua contro i tizi con lo scudo. Ecco qua, come al solito, figuriamoci. Pezzo di me... Oh, regà, sta andando tutto male. Ma tutto tipo malissimo, eh. Dai, è solo due volte che riesco a far... No, vabbè, regà, non è possibile, cioè... Sono arrivata prepotentissima e adesso le sto prendendo alla grande. Niente, non inizia proprio tanto bene questo episodio, però spero di redimermi in qualche modo ragazzi. Allora, il nostro obiettivo è di qua tra l'altro, per cui sta salendo un tizio. Che fa? Viene a controllare. Pezzo di merda. Niente, vedete? Ho subito dei danni, quindi la forma spettrale è stata azzerata. La volta scorsa avevamo sbloccato anche questa forma qui, ragazzi. Me la so cercata, insomma. Questo vuol dire essere poco attenti.
A posto, ok. Allora, vuole farsi avanti qualcun altro o posso vedere come cavolo fare ad entrare in questo villaggio? Accidenti, ok. Allora, mi calo direttamente da qui e basta, ragazzi. Allora, qua c'è un tizio che se ne va per i fattacci suoi. Forse possiamo riuscire ad ammazzarlo senza che nessuno se ne accorga? A quanto pare sì. Meraviglioso. Quindi le uccisioni silenziose valgono, mi sembra di capire, per accumulare, ragazzi, slot per la forma spettrale. Per cui ferro, provvistine e vediamo un pochettino. Questo qua pure lo faccio fuori in 448. Yes, yes, yes. Perfetto. Dobbiamo essere cauti, ragazzi, perché ho fatto già abbastanza casini per oggi, direi. Oh, non vorrei farne altri, sinceramente. Vorrei evitare. Ah, che dite? Evitiamo? Evitiamo? Vado ad ammazzare questo, allora. Oddio, no, come ha fatto a vedermi? Come cavolo ha fatto a vedermi? Ecco fatto. A posto, via un altro. Io mi nascondo in mezzo alle frat. Nessuno di voi ha visto niente, vero? No, nessuno se n'è accorto. Oddio, sì, cioè. A chi la lanci? Cosa stai facendo? Ma scemo sarei te. Ah, pure dato l'allarme. Davvero fantastico, ragazzi. Ah, meno male che avevo appena detto di non voler fare più casini. Va bene. Basta, mi sono rotta le scatole. Legno di tasso. Viece, bello, viece. Ti sto aspettando. Vediamo un po'. Guardalo come viene agguerrito. Arriva pure l'amico suo. Maledetto, chiudi la bocca. Troppo tardi, ragazzi. Hanno dato già tipo due allarmi o robe simili. Mi nascondo di nuovo nelle fratte. Nelle magiche fratte. Qualcun altro sta arrivando? Vedo qualcuno in lontananza, ma non qui vicino, ragazzi. Che bello. Intanto prendo queste provvistine. Dopodiché vediamo cosa troviamo qua dentro. Acciaio. Ottimo. L'acciaio, se non sbaglio, per potenziare la spada, se non erro. Per cui, va bene. Non indugerò oltre. Mi dirigo verso il mio obiettivo, che è di qua. Quanta bella gentina che c'è qua intorno. Qua c'è qualcosa, quella roba che mi serve a quanto pare, ragazzi. Però, vedete, raccogliere canne per la cerbottana. Dovevo arrivare fin qui. Quindi probabilmente quello di liberare il villaggio è una cosa opzionale. Oddio, mamma mia, troppa gente, ragazzi. Troppa gente qua intorno, se ne stanno andando. Come non detto, vatten. Per favore, vatten, grazie, ec. A posto. Vessilli sashimono. Ok, sono collezionabili. Oh, pensavo che qua ci fosse quello che mi serviva. Come non detto, come non detto. Ma le canne per la mia cerbottana... Di preciso, dove le becco? Perché non riesco a trovare il mio obiettivo, ragazzi. Cioè, eppure ci dovrei essere a fianco. One eternity later. Torna all'antico guado. Cioè, raga, mi fa andare qua sotto. E ok, mi devo capire dove. Dove cavolo sono ste canne per la cerbottana? Qua c'è del cuoio. Ah, sono queste. Cioè, sono sempre state qui, ragazzi. Io le ho viste adesso. Per la cerbottana. Le porterò a Yuriko. E quindi adesso di regola me ne posso pure annà. Me ne sono andata, ragazzi. Sono andata via. Jin è fuggito. È andato via. Non starò qui ad aspettare. Me ne vado da Yuriko a portarle le canne per potervi avvelenare. Benissimo, ragazzi. Dopo aver fatto schifo davvero la grandissima, perché questo episodio mi sa che andrà così, ragazzi, tutta oggi. Andrà veramente da schifo. Torniamo dalla cara vecchia Yuriko. Attenzione, non vorrei far rompere le zampe al cavallo facendo un salto improponibile. Quindi scendiamo da qui. L'albero è qua sotto, perfetto. Facciamo il giro lungo. Ecco fatto. Yuriko dovrebbe essere di qua. Ah, ce l'ho fatta. Solo al mondo. Che piange? Che succede?
Yuriko? Oh, perdonatemi, giovane signore. Stavo ripensando a Lord Sakai. Io cerco di evitarlo. Vi amava a modo suo. Basta col passato. Abbiamo Dardi e Cerbottana. Ora manca solo il veleno. Certo, giovane signore. Seguitemi. Ok, ti seguirò. Ho un piccolo campo dove raccolgo piante ed erbe per gli unguenti. E il veleno. Uccide i topi in un attimo. Che sia forte abbastanza per gli invasori. Beh, suppongo. Poi dipenda dalle quantità, magari. Ovviamente un essere umano, ragazzi, non è un topo, quindi. Cioè, servono grandi quantità, suppongo. È che bello dire? Cavalcare ancora con voi. Me lo insegnaste tu e Lord Shimura. Su quel piccolo pony. Eravate così fiero e composto su quella piccola sella. Sembravate lo shogun in persona. Ma, cioè, mi ha colpito quello che ha detto Yuriko, perché lei ha detto vi amava a modo suo. Bisognerebbe vedere che significa quel a modo suo. Che magari, vabbè, oddio ragazzi, cioè in Giappone l'abbiamo sempre detto, non sono molto espansivi, anzi forse quasi per niente. Quindi probabilmente i genitori all'epoca soprattutto magari non erano così tanto amorevoli con i figli, anche se magari appunto probabilmente li amavano a modo loro. Quindi forse adesso capisco che cosa intende Yuriko. Però poi magari c'erano anche padri. Oh no, piccolo Jin. Perché ridi? Mi sono ricordata di quando avete quasi ucciso vostro zio. Cosa? Sì. Avevate 3 o 4 anni. Il povero zio cercava di insegnarvi a usare la codace di legno e voi volevate colpire le farfalle. Mi ricordo, l'occhio di mio zio ci mise settimane a guarire. Lord Shimura e vostro padre risero così tanto che credevo sarebbero morti soffocati. Non ricordo la risata di mio padre. Smise di ridere quando vostra madre si ammalò. Ma la vostra risata è identica. Eccoci. Quindi forse anche questo ha influito sul carattere del padre. La morte della moglie evidentemente l'amava talmente tanto. Dormi qui fuori. Solo quando curo le piante tutto il giorno. Cerco i fiori che ci servono. Riposa, Yuriko. Ci penso io. Che carino questo posto. Ok, allora raccogli i fiori. Quindi sono questi fiori viola. Non mangiate i semi, sono velenosi. Non sono un bimbo, Yuriko. Sarei uno scemo a mangiarmeli, non credi? Fiori per vostra madre. Li sistemava a casa, nella piccola nicchia. Evidentemente la madre è morta quando era piccolo. Dovrebbero bastare. Portatemeli, giovane signore. Eccoli qua, ecco, arrivo. Aspetta che qua ci sono delle provvistine. Te le prendo, tanto a te non dispiace, vero? No, no, tu mi vuoi tanto bene. Ecco le piante. Bene, estraiamo i semi, li maciniamo e poi intingiamo gli aghi nell'impasto. Okay. Prepara una dose potente. Servirà al vostro scopo. Quindi avremo un'arma in più contro i mongoli. Pronto. Sicuro sia venuto di qua. La vecchia ha un campo da qualche parte qui vicino. Ascoltate, ma arriva qualcuno. Resta lì, Yuriko. Questo sembrava il doppiatore di Brock, ragazzi. La vecchia. Proviamo questo veleno. Ah. Ci pentirà di ciò che ha fatto a Sadamune e agli altri. Davvero? Te dici? Spara diversi dardi avvelenati. Adesso la proviamo subito. Manca molto. Quindi basta selezionare la Cerbottana. I dardi avvelenati eliminano brutalmente gli avversari attirando i nemici nelle vicinanze. Quindi ok, con R2 si rilascia e ammazza. Beh, il fatto che sia letale
È indubbio, ragazzi. Guarda, state Yuri, bene, l'ho appena provato. Funziona. Tranquilla, li ho sistemati. A volte dimentico che siete cresciuto. A volte lo dimentico anch'io. Dovremmo tornare alla tenuta. Io resto qui. Devo dare una rassettata. Non stancarti troppo. Shh. Voi siete adulto e io grande abbastanza da badare a me stessa. Quali altri veleni sai preparare? Sempre così impaziente. Ce n'è un altro che suscita confusione e rabbia. Ma gli ingredienti, quali erano? Prova a ricordare. Sembra utile. Crea confusione e rabbia. Magari aizza... Bravo, mio Sora. Chi viene colpito contro i suoi alleati, probabilmente. Perfetto, ragazzi. Quindi siamo finalmente riusciti a concludere anche questa missione, cioè quella di recuperare l'armatura del clan Sakai. Quindi raccogliamo, più che altro otteniamo un punto tecnica. E adesso vediamo un pochettino, i progressi sono tutti completati, ragazzi, per cui che cosa ci rimane da fare? Racconto in corso la resa dei conti, ragazzi, vediamo un po'. Siamo pronti a riconquistare il castello Shimura e a sconfiggere il Khotun Khan. Devo raggiungere mio zio al suo accampamento e vedere se è pronto a sferrare l'attacco, quindi... È proprio qui che dovremo andare. Viaggio rapido al momento non disponibile. Ovviamente ci dobbiamo arrivare a cavallo, ragazzi. Per cui... Con foglie? No, petali. Ah, un fiore. Prendiamo il nostro fidato Sora e addio Yuri, ci rivedremo presto, spero, ovviamente. Quindi partiamo alla volta dell'accampamento di nostro zio, ragazzi, e che il cielo ce la mandi buona. Ok, è il momento del confronto, ragazzi. Vediamo di recuperare un pochettino di dignità dopo il disastro che ho fatto prima. Avrò la tua testa. Perfetto, ragazzi. Così abbiamo la possibilità di ammazzarne 3 direttamente col confronto, il che non è poco, ragazzi. Per cui richiamiamo il nostro fidato destriero, erano soltanto 3. E di nuovo ripartiamo verso l'accampamento di Lord Shimura. Perfetto, ragazzi, ci siamo arrivati. Eccoci qua. Quindi... vediamo un attimino adesso, ragazzi, di parlare col mercante, perché voglio vedere che tinte abbiamo per la nostra attuale armatura. Attenzione. Allora, se ci fosse tipo... oddio, quella che abbiamo adesso è già nera. Allora, devo dire, ragazzi, che questa qua di colore rosso c'ha il suo gran perché. Cioè, è più di spicco, è più aggressiva. Mi piace. Io direi che la compro, assolutamente. Se ne porterete di più sarà vostro. Perfetto. E per quanto riguarda i cappelli, posso comprare qualcos'altro? Non posso comprare niente, vero? No, perché qua mi cambia solo l'aspetto, in effetti. Addio. Ok, allora... sì, ma scusa, ma come la cambio la tinta per armatura? Buoni un attimo, direttamente da qua, suppongo. Ok, perfetto, ragazzi, il colore si cambia direttamente da qui, già mi stava pia male. Pensavo che avrebbe cambiato il colore anche della maschera. Ah, forse dobbiamo cambiarlo direttamente da qui, esatto. Bello, così non mi dispiace, ragazzi, devo dire. Sono parecchio soddisfatta. E tra l'altro questa si può andare a potenziare, ragazzi, anche presso l'armaiola. Per cui prima di andare a parlare con nostro zio, qua intorno c'è l'armaiolo oppure no? Allora, qua c'è lo spadaio, quindi suppongo che ci sarà anche l'armaiolo. No, cioè questo è il cacciatore. Che cavolo, in qualsiasi villaggio, in qualsiasi posto ci siamo fermati, c'è sempre stato l'armaiola.
c'è sempre stata. Va bene ragazzi, come non detto, purtroppo l'armaiola qua non c'è, per cui senza perdere ulteriore tempo, vabbè, insomma la potenzieremo non appena ne avremo la possibilità. Lord, quindi parliamo con nostro zio, vediamo cosa ha da dirci. Grazie a te ho un esercito per riconquistare il castello. Te l'avevo detto che Yuna era in gamba. Sto già preparando la sua ricompensa. Ma lo Shogun ha risposto. I rinforzi dello Shogun saranno presto qui. Ma prima che arrivino, dobbiamo risolvere un problema. Le spie hanno intercettato gli ordini del Khan. Erano per Ryuzo. I suoi mercenari sono pronti a fiancheggiarci. Sai dov'è Ryuzo ora? Vicino, al forte Koyasan. Non serve che lo affronti tu stesso. Era mio amico. Me la vedrò io. Fa quel che devi. Al tuo ritorno l'esercito sarà pronto a marciare. Ok. E quindi... ragazzi, la resa dei conti. È proprio la resa dei conti, perché non devi affrontarlo tu. No, no, zio, lascia fa. Forse lascia fa. Perché invece sono proprio io quello che lo deve affrontare. Perché la deve pagare. E anche cara. Forse anche proprio con la vita. Quindi andiamo a parlare con non Yuna. Non possiamo buttarci tutto. Tu che cosa lasci? Oh, più di quanto immagini. Ciao. Come state? Te ne vai. Tuo zio è stato di parola. La nostra nave salpa domattina. Aiutami un'ultima volta. Ryuzo si nasconde a Forte Koyasan. Non posso. Ti prego di capire. È tutta una vita che aspetto. Soffro la fame. E rischio la pelle per racimolare qualcosa e ricominciare una vita in Giappone. Non posso mollare ora. Non te lo sto chiedendo. Aiutami con Ryuzo. E poi ci saluteremo. È la tua battaglia, Jin. Non la mia. Voglio solo poter ricominciare una nuova vita. Non ti fermo allora. Grazie, Yuna. Di tutto. Spero che troverai pace. Anche tu. Signore. Ascolta tua sorella, Taka. Avrà cura di te. Addio, Lord Sakai. Posso farcela da solo, nelle ombre della notte. Ragazzi, è giusto. Cioè, io penso che non si possa avere assolutamente niente da dire. Niente? Perché? Comunque ad aiutare ci ha già aiutato tantissimo. Ci ha salvato la vita, ci ha aiutato a liberare nostro zio, ha fatto davvero tutto quello che le abbiamo chiesto, quindi... Vengo a prenderti, Ryuzo. Esatto, credo sia proprio il momento di lasciarla andare, ragazzi. Insomma, non la si può costringere, per cui è arrivato il momento di andare a prendere il caro vecchio Ryuzo, ragazzi. Non è troppo distante, per cui mettiamoci al galoppo e andiamolo a prendere. Quello che mi sto chiedendo non è che magari per caso potrebbe trattarsi di una trappola? Perché mo il dubbietto mi viene, ragazzi. Possibile sia stato così facile beccare i tizi, i messaggeri o come cavolo si chiamano? È possibile secondo voi, ragazzi? Non lo so, sono un pochino dubbiosa. Spero ovviamente di sbagliarmi e godiamoci questa vista meravigliosa. Forte Koyasan, un covo di traditori. Bene. C'è il capo traditore allora là in mezzo. Farò ricognizione.
Ok, quindi bisogna ispezionare Forte Koyasan, forse per vedere se c'è un accesso secondario o robe simili. Non c'è alcun tipo di ingresso, ragazzi. Ok, ragazzi, allora per fare ricognizione basta salire qua sopra, così da poter avere un punto di visione migliore. E che cosa vediamo? Mongoli, come se non bastassero i cappelli. Certo. Lord Sakai! Che cavolo ci fai qua? Non vi lascerò solo. Se non vi accompagna Yuna, vi accompagnerò io. Ma non sei pazzo? Preparato? A Yarikawa diceste che se restiamo uniti possiamo salvare il paese. Io sto con lo spettro. Non puoi aiutarmi coi mongoli. Se ti accadesse... Fatemi creare almeno un diversivo. Ne porto via qualcuno. Vi facilito le cose. Può essere rischioso. Va bene. Quando ti inseguiranno, torna immediatamente al campo. Non vi deluderò. Vai, cominciamo. Che gentile. Cioè, raga, Taka è passato dal pessimismo più assoluto al... Cani! No! Voi mongoli siete solo cani bastardi! Dirò a Lord Shimura che siete qui! I samurai verranno a cercare... Cioè, dal pessimismo cosmico al... Io sto con lo spettro, sono fortissimo! Scappa però, Taka, scappa! Che se ti succede qualcosa, Yuna mi uccide, ragazzi. Sono usciti praticamente tutti? Ma così è troppo facile. Però la preoccupazione adesso mi assale, ragazzi. Se dovessero riuscire a prenderlo, che succede? No, non me lo perdonerei mai. Cioè, io gli avrei detto comunque no, vattene. Non puoi fare nulla. Comunque la porta è rimasta aperta e io ovviamente entro tranquillamente. Ora torna indietro sano e salvo. Raggiungi la porta superiore. Ma questo sta dormendo? Ryuzo non c'è. Dorme in piedi. Deve essere oltre la porta. Chi è che mi sta vedendo? Aiuto, aiuto, aiuto. Mi stanno vedendo tutti. Mannaggia la miseriaccia. E niente, ragazzi, come sempre, come sempre, mi distingo per le mie orride abilità di stealth. Vi è qua, bello? Vi è qua che vi aspetto per il confronto. Sì, sì. Venghi. Chi altro viene? Anche te? Boom! Adoro, non sei morto. Non ti preoccupare, provvedo io. Altro colpo di grazia. Ma quando morite? A sto punto venite. Cioè, quasi quasi, raga, mi aspetto che mi assalgano e basta. Cioè, hanno dato anche l'allarme, quindi non mi preoccupo più di tanto. Ma voglio vedere se c'è qualcosa di utile qua dentro. Campanellino pieno. Altra roba non la posso prendere. Va benissimo, in ogni caso io devo raggiungere la porta superiore, ragazzi. Qua c'è una scala che porta direttamente di sopra. Ma che bello, è stata messa qui apposta per me. Che meraviglia. Davvero meraviglioso. Ti posso ammazzare così, sarebbe bellissimo. Però girati, amico. Volta le tue chiappe, mongole, forza. Niente. Non volta un bel cavolo, ragazzi. Allora sapete che fazio? Mi prendo intanto stolino, però qua non posso entrare dalle finestre. Quella cosa si fa complicata, ragazzi. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Aspetta, posso usare questo, guarda. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice. E anche a noi stessi. Il veleno è solo per ora. Sconfitti i mongoli, non mi servirà più. È vero, avevo dimenticato questo piccolissimo dettaglio. Farete la stessa fine se non vi spostate. E niente, è morto in mezzo alla parete, ragazzi. Fantastico. Certo, perché noi avevamo promesso al nostro zio, ragazzi, di non usare più queste tecniche subdole. Purtroppo, è vero, gli eravamo promesso
E zio, non te la prendere, ti voglio un mondo di bene, ma non ti arrabbiare, è stato necessario, non ci posso fare niente. Sta arrivando un esercito! Aiuto, aiuto! Oh, ma quanta gente c'è? Ammazza! Stanno arrivando, va bene, che venghino pure a sto punto, mi curo. Mamma mia, vedo aspettare 3 anni. Oh, shit. Non mi avete visto. Quanti siete? Ma quanti caspita siete, accidentaccio. Posso usare la cerbotta? Ma quanti? Ah, ce ne ho 2. Attualmente, ragazzi, 2 dardi. Facciamo così, guarda. Ai 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 ai, ma cosa gli sarà mai successo? Ha mangiato un guazzetto di cozze e è andato a male. Non è un bello spettacolo, eh? Va bene, va bene. Quanti ha? Poi adesso lancio, raga, bomba tutta la vita, tipo. Boom! Ma che meraviglia! Festa e fiera, ragazzi! Venite, non ho più paura. Ecco qua. Guarda, adesso facciamo così. Ho fatto anche abbastanza stealth per i miei gusti. Ecco fatto. Vedete che fa, ragazzi, il terrore, eh? Li rende più vulnerabili. Headshot. Grazie, un headshot. Ah, adesso sì. Abbiamo fatto. E la quiete tornò. Che meraviglia, che meraviglia. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa di utile. Ok, frecce me le riprendo. Provviste. Sta arrivando qualcun altro? Ho sentito delle parole. Ho sentito dei versi. Ho sentito dei grugniti. Vabbè. Bando alle ciancere. Ragazzi, vado di sopra. Sono impaziente di vedere se riesco a confrontarmi con Ryuzo. Quindi apriamo questa porta. Cerca Ryuzo nel cortile interno. Ryuzo, felice di rivederti. Ciao, caro. Sai perché sono qui? Sì, ho fatto in modo che sapessi dove trovarti. Il Khan vuole vederti. Non sono qui per parlare. Hai tradito tutti. Possiamo salvare il paese insieme. Non deve finire per forza così. Sì, Ryuzo, è necessario. Oh, cavolo. Lord Sakai, Lord Sakai, vi prego, svegliatevi. Non ho preso Taka. Come? Non tornavate. Temevo foste in pericolo. No. E volevo aiutarvi, ma i mongoli ma mi hanno preso. Diamine, dobbiamo liberarci. Ci uccideranno. Non lo faranno. Prova a liberarti. Oddio, regà. Oddio, regà. Oddio, regà. Terribile situazione. Devo allentarla. Terribile situazione. Taka. Coraggio. Sarai assetato. Airag, latte della mia cavalla migliore, il suo ultimo dono. Ieri si è rotta la zampa, allora l'ho fatta macellare. Noi facciamo ciò che va fatto. Ecco perché siamo vivi, Lord Sakai. Io sono un samurai. Tu sei molto di più. Tu sei lo spettro. Convinci la tua gente a inchinarsi a me e darò loro la pace. Noi non potremo mai servirti. Tuo zio disse lo stesso quando gli chiesi di fermare la guerra. Rifiutò di essere tuo schiavo. Anch'io stimo la mia famiglia. E so cosa vuol dire vivere nell'ombra. Perché accontentarsi quando meritiamo di essere leggende? Lui lo è già. Vedi? La tua gente ti segue. Unisciti a me e salvali. Tu vuoi soltanto dividerci. Come hai fatto con Ryuzo.
Noi no. La tua leggenda non importa nulla di te. Che fai? Se lo uccidi, puoi andare. Farlo, Taka. No! Taka! No! 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 Ti aiuta! Il tuo amico è morto per te. Ne troverò un altro. E tu dovrai scegliere ancora. Porca miseria, no! Non me l'aspettavo, ragazzi, ma proprio per niente una cosa del genere. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Serve la spada. Ma povero Taka. Mamma mia, ragazzi, ma chi glielo dice a Yuna? Chi glielo dice a Yuna? Dove cavolo è la mia armatura, tra l'altro? È qua. Oddio, ragazzi, oddio. Ti ucciderò. Beh, direi. Povero, mamma mia. Sconfiggi tutti i cappelli di paglia, ma guarda. Sakai è libero! Molto volentieri. A sto punto. Che voi vi siete alleati con sto mostro. Questo è per Taka! Fatevi avanti, merde. Fatevi avanti, forza. Che vi aspetto, dai. Meritate la morte. Aia. Senza pietà. Questo è l'attacco pure che faceva Ryuzo, ragazzi, quello imparabile, infatti. E niente, non so che cavolo sto facendo. Dio santissimo. Vabbè, niente, raga. No, è che la... Cioè, mi dovete scusare, ragazzi, ma... La morte di Taka mi ha scosso. Perché... Tra l'altro, cioè... Completamente inaspettato. Da un momento all'altro... Era tutto sotto controllo, l'attimo dopo, boh, il delirio. Allora ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare qua, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Quindi dovremo affrontare i cappelli di paglia e molto probabilmente affronteremo anche Ryuzo, a meno che il codardo non se la sia data già a gambe. E io non oso immaginare il momento in cui dovremo dire a Yuna quello che è successo. Tra l'altro ci odierà a morte, perché Taka è venuto per aiutare noi e noi gli abbiamo pure detto di sì. Poi sì, gli avevamo detto di tornare al campo, però lui poi ha fatto di testa sua, ma comunque per venire a salvare noi, ragazzi. Quindi non sarà un momento facile e io scioccata.
Io scioccata, curiosa di vedere come poi si evolverà tutto questo, perché ragazzi, noi con nostro zio dovevamo andare a prendere il castello Shimura, poi ci siamo ritrovati qua. Immaginavo fosse stato un sotterfugio pensato da Ryuzo per attirarci qua, mi sembrava troppo strano ragazzi, infatti ve l'avevo detto. Kotun-kan è qui, però comunque il castello Shimura è stato preso ragazzi, quindi dobbiamo ancora andare a recuperare il castello Shimura, ma non so davvero cosa aspettarmi d'ora in avanti ragazzi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.